Cosa facciamo questo qua? Nella scatolina cos'è? Di Natale lo mettiamo? Il piatto, cosa dobbiamo fare? Mamma, perché c'è il pantalone verde? Perché come giocavo a calcio. Lo taglio in due, dai, lo taglio in due e lo mettiamo nella scatola, poi lo incolliamo. Quello va lavato, va messo nella scatola di Natale. La scatola di Natale è la metà di questo piatto, lo vuoi capire? E poi noi possiamo metterci un mobile bianco dentro la scatola bianca, eh? Ecco. Allora, se io mi dovrei organizzare, se siamo a... che giorno è? Oh, non lo settembre. So. Che giorno è settembre? So. Quello è un mese. Settembre? Perché abbiamo ancora il piatto di Natale in giro per casa? Perché sopra c'era la sabbia. Io ho fatto un paesaggio troppo bello, mi dispiaceva per cosa. Natale, no? E tanto fra poco è Natale. Io lo spacco ora. Sì, se tu lo spacchi me ne compri 5. Sì, va bene. Dai, mettilo da qualche parte. No, sì, mettilo tutto da qualche parte. No, lo lavi e poi te lo metto a posto per... Qui c'è una zampogna. Libretto di impianto, guarda. Ehi, cosa stai facendo? Questo è mio. Ma... Ehi, ladra. Buongiorno. Allora, siamo ritornati l'altro ieri dalle nostre vacanze. Purtroppo non sono riuscita a vloggare nulla perché al di là, vabbè, dello spazio sulla sim, la mia fotocamera, come avrete notato nell'ultimo videovlog, era notevolmente impazzita, nel senso che le immagini, i colori erano tipo sparaflasciati, erano tipo, non so, super luminosi, super biancastri, e di conseguenza ho dovuto abbandonarla. Però ritornando a casa mia sorella me l'ha poi sistemata e di conseguenza sono riuscita a registrare di nuovo oggi. Allora, alle mie spalle, e non solo alle mie spalle, c'è un notevole caos perché stiamo facendo ancora qualche lavorino, approfittando del fatto che Omar è ancora a casa per le ferie estive, dopodiché lunedì rientrerà a lavoro e di conseguenza finiremo tutto, grazie al cielo. Intanto mi sono tolta la giacca perché io adesso devo uscire, devo fare un salto d'acqua e sapone perché ho finito un po' di detersivi in casa ed essendoci qui il caos ne ho veramente bisogno, però oggi fa abbastanza caldo, di conseguenza non penso sia un clima che richiede la giacca, ecco. Allora, che dirvi, nel ritornare a casa ci siamo fermati ad Arese, a quel famoso centro commerciale che desideravo vedere da diverso tempo, ma che cioè non l'avevano mai visto per la lontananza, per il fatto che mi hanno detto tutti che è sempre molto incasinato e di conseguenza niente, non ci siamo mai andati. Però tornando indietro abbiamo allungato un pochettino e ci siamo fermati, che dire, bellissimo. Siamo stati fortunati perché non c'era neanche tanta gente. Non sono entrata in tutti i negozi ovviamente, siamo andati da Zara Home e ho preso uno specchio che adesso vi mostrerò per la camera da letto, che è veramente bellissimo. Tra l'altro erano gli ultimi due rimasti, sono stata molto fortunata. E poi sono andata da Primark, non c'era tanta gente tra i vari scaffali, c'era però tanto caos alla cassa. Ho visto un pigiama bellissimo rosa, molto molto caldo, che costava soltanto 13 euro, ma l'ho lasciato lì perché non avevo voglia sinceramente di fare tutta la coda alle casse. Io oggi non sono splendidamente in forma perché dovete sapere che ieri sono andata a togliere il dente del giudizio. Allora, ho trovato fortunatamente un dentista bravissimo per puro caso, semplicemente perché in questi giorni stando via mi ha dato fastidio, così mi sono detta basta, non aspetto più fine settembre, faccio che andare e vediamo cosa mi dicono, magari mi danno un tranquillante, mi danno qualcosa, anche perché a forza di prendere l'occhio veramente mi stava partendo lo stomaco, io già non lo digerisco di mio, in più prendendolo comunque per un periodo mi ha proprio dato fastidio.
Di conseguenza ho trovato questo dottore bravissimo e sono andata perché l'idea era quella di avere più che altro un preventivo, perché io ho sempre rimandato anche per una questione economica, sono sincera, cioè si sa che quando si va dal dentista ti chiedono sempre le cifre altissime, e in passato ho avuto davvero delle esperienze di grandissimi furboni che volevano, tipo, ancora prima di finire il lavoro, un sacco di soldi. O comunque anche con Omar avevamo trovato un dentista che sì, era bravo nel fare il suo lavoro, ma tipo noi eravamo entrati per chiedere un preventivo e la segretaria ci ha tipo preso in ostaggio, non ci faceva più uscire dopo che ci hanno consegnato il preventivo, e noi abbiamo detto boh, andiamo a casa, ne parliamo, anche perché lui aveva un dente rotto, quindi erano più di 1000 euro, poi aveva delle piccole cariette, insomma c'era un po' da fare e il preventivo era sui 3000 euro, e quindi 3000 euro non sono pochi, quindi ci siamo detti vabbè, andiamo a casa, ne parliamo. Più che altro l'idea era quella di sentire anche altri preventivi, anche se super giù i prezzi sono quelli, però uno deve spendere i propri soldi. Permetti che un attimino valuta quello che vuole fare. Ecco, ho iniziato a tirare fuori tutti gli opuscoli sui finanziamenti davanti a tutti quanti. Ma se avete difficoltà economiche, ci sono questi finanziamenti. Insomma, mi aveva dato un sacco di fastidio. Poi alla fine ci eravamo fermati lì perché Omar è molto fifone, di conseguenza lo vedevo abbastanza convinto, e alla fine abbiamo fatto che fare tutto lì. Ripeto, aveva fatto un buon lavoro, ma questa cosa mi aveva dato molto fastidio e pensavo che questo dentista facesse lo stesso. Invece è stato molto molto onesto. Mi ha visitato, mi ha detto che appunto avevo questo dente del giudizio che purtroppo era cariato e che non mi conveniva assolutamente curarlo, perché essendo in quella posizione prima o poi si sarebbe cariato nuovamente, non riuscendo a raggiungerlo con lo spazzolino per poterlo lavare. E poi mi ha detto semplicemente che ho un dente qui davanti che è un pochettino scheggiato, perché io in passato, quando ero giovane, usavo l'apparecchio, di conseguenza la memoria interna che mi era poi stata messa mi aveva scheggiato il dente. Adesso da fuori non si vede, però ce l'ho internamente, quindi adesso poi dovrò ricostruirlo. Però ecco, sul momento mi ha tolto il dente del giudizio, non ho sentito assolutamente dolore, sarei bugiarda nel dire che ho sentito dolore. E veramente, cioè, tornassi indietro adesso, poi in futuro dovrò togliere anche gli altri, ma non avrò assolutamente alcun tipo di paura, perché cioè, non è stato così tragico come mi avevano raccontato. E comunque, una volta che poi si è risvegliato dall'anestesia alla gengiva, ho iniziato ad avere un po' di fastidio, anche lì ho preso Loki di nuovo, però poi dopo stanotte ho dormito abbastanza bene. Adesso oggi ho un po' di fastidio perché ho una sensazione di infiammazione, mi ha detto che non devo mangiarci sopra, che appunto devo evitare il più possibile gli sciacqui, perché poi potrebbero andare a rimuovere la patina che si è creata, sennò altrimenti mi uscirebbe nuovamente sangue, però insomma, cioè, pensavo molto peggio. L'ho rimandato per tanto tempo stupidamente, quando avrei potuto semplicemente farlo subito e non patire tutto quel fastidio che ho avuto durante l'estate soprattutto. Allora, che dire adesso? Non posso ridere. Comunque adesso io scappo d'acqua e sapone, compro due cosine e poi voglio ritornare a casa, perché è divertentissimo stare in compagnia di Omar mentre fai i lavori. Dovete sapere che cioè lui fa le cose, poi si arrabbia, prende, si lancia gli attrezzi, poi borbottando si alza, se li va a riprendere, quindi io mi diverto un sacco e di conseguenza adesso vado a comprare e poi rientro. Stavo scordando di mostrarvi lo specchio che abbiamo acquistato da Zara Home. Allora, adesso è ancora qui tutto interamente avvolto. Allora, lo specchio è questo, come vedete rappresenta un sole e io lo cercavo così da diverso tempo, lo avevo visto simile ma in materiale diverso da Maison du Monde, ma costava molto di più sinceramente. E niente, siamo entrati in negozio e praticamente l'ha notato Omar mentre io ero immersa così nell'osservare le meraviglie che c'erano, e mi ha detto: ho visto una cosa che non ti dovrei dire di aver visto perché so che mi fregherò da solo. E infatti era disponibile in due misure. Noi abbiamo preso quella più piccola perché per dove andrà è la misura ideale. Quella più grande costava 20 euro in più. Allora, adesso costava 36-37 euro. Aspettate che guardo sul retro se trovo il prezzo.
Ok, sì, costava 35,99 euro. Allora, sono appena rientrata da acqua e sapone. No, batti pure tanto. Sentirete battere, ma non fateci caso, anche se è difficile. Comunque, sono appena rientrata da acqua e sapone e ho comprato giusto il minimo indispensabile. Poi andremo insieme a Omar a fare la spesa vera, perché ovviamente anche oggi ero a piedi di conseguenza. Allora, ho preso 3 di questi Cotex della linea acqua e sapone, asciugatutto, e niente, questa volta ce l'ho fatta a prendere gli Cotex e non li ho confusi con la carta igienica come faccio solitamente. Poi in promozione ho preso questo detersivo della Mastrolindo, è un detergente multiuso al limone, l'ho preso appunto per il pavimento, questo era in promozione e niente, c'è scritto praticamente che offre una soluzione universale per tutte le superfici della casa, così da non aver bisogno di avere centinaia di detergenti sotto al lavandino. Scioglie il grasso e lo sporco e lascia un'intensa freschezza e un pulito splendente. Volevo prendere in realtà il detersivo della Lysoform, che è quello che va bene anche per il parchetto, per le superfici delicate, ma non sono riuscita proprio a trovarlo. Al di là delle promozioni in corso, proprio non l'ho trovato lì in negozio e di conseguenza mi sono accontentata di questo, però comunque con Mastrolindo non mi sono mai trovata male. Poi in promozione per soli 99 centesimi ho acquistato questo detergente alla mirra d'arrabbia della Fresh and Clean, appunto, che è un sapone liquido per le mani. Mi piace tantissimo il packaging, non so se si vede bene in fotocamera, comunque mi ricorda tanto una goccia e rispetto al classico packaging è sicuramente particolare. Non l'ho mai provato di questa linea, della Fresh and Clean sì, diversi tipi di detergenti, ma di questa linea mai, con questo packaging così un po' diverso. Però essendo in promozione ho detto prendi, magari ci troveremo bene. Ammorbidente in promozione mi pare che fosse, sì, era anche questo a 99 centesimi della Lenore, ho preso questo alla lavanda e camomilla. A sentirlo così il profumo è buonissimo, è la prima volta che prendo questo tipo di profumazione e sembra essere ottima. Tra l'altro, vabbè, è Lenore, quindi si sa che è un tipo di detersivo che rimane, di profumo che rimane a lungo sui capi. E poi, sempre per restare in tema di ammorbidenti, ho riacquistato questo qui, approfittando del fatto che fosse in promozione, tanto il nostro stava terminando, sempre appunto della Lenore. Questa è la profumazione all'oro e fiori di vaniglia, ve l'avevo già mostrato in un video sui detersivi top per la lavatrice e questo è buonissimo, è tipo la terza o quarta volta che lo compro, che lo ricompro, perché il profumo è veramente veramente ottimo. Poi in promozione anche questo a 1,75 euro, ho preso Vicinet, che è appunto il disinfettante per il WC, elimina i cattivi odori, profuma di più, più a lungo, pulisce e igienizza il WC. Allora, come profumazione, non c'è scritto, penso che sia Lime o qualcosa del genere. E niente, con questo tipo di detersivo, di marca, mi sono sempre trovata benissimo e anche se in profumazioni differenti lo acquisto sempre. Infine, gli ultimi due detersivi che ho acquistato sono della Quasar. Della Quasar fino adesso sempre solo ho comprato quello per il vetro, con il quale mi sono trovata benissimo e praticamente dalla prima volta che l'ho preso non l'ho mai più abbandonato.
Così oggi, visto che mi trovavo, anche se non erano in promozione, ho voluto acquistare questi due che sono destinati a due usi differenti. Allora ho preso quello per l'acciaio, che è appunto un'azione lucidante, e questo è antimacchia, antigoccia e protettivo, e poi quest'altro che invece è per il legno, dal momento che adesso abbiamo i mobili della camera da letto che sono in vero legno, mi serviva qualcosa per poterli pulire ma allo stesso tempo non rovinarli. E di conseguenza ho preso questo, che invece ha un potere protettivo e anche questa un'azione lucidante, nutriente, con cera d'acqua. Vi farò sapere come mi sono trovata, anche se comunque penso bene, perché il Quasar è un brand assolutamente ottimo. Poi per finire, vabbè, questo non ha niente a che fare con i detersivi, solo che l'avevo finita del tutto, questa lacca della Splendor, che praticamente è la lacca storica, che addirittura mi ricordo usava mia nonna su di sé quando io ero piccola, quindi ha un sacco di anni questo brand, però mi piace tanto perché non appiccica i capelli, non li va ad appiattire, a ungere, cosa che mi è capitata con altri tipi di lacche. Nonostante ne applicassi poca, tendeva ad appesantire notevolmente il capello, e così appunto ho preso questa. Costa 1,79 euro più o meno, insomma meno di 2 euro. Va bene, adesso mi cambio e mi metto all'opera. Che faccia, ragazzi, oggi non avrei neanche dovuto accendere la telecamera, però vabbè, almeno mi distraggo un po'. Ho veramente una cera un po' brutta. Comunque, allora, adesso Omar si dovrà dedicare a delle modifiche che riguardano il televisore, perché lo stiamo mettendo a muro mentre prima era appoggiato al mobile, e io invece mi dedicherò alle ultime due parti della camera da letto, ovvero al comodino nonché allo specchio. Poi, terminate quelle parti lì, abbiamo completato la camera da letto finalmente. Rimangono poi piccoli dettagli, piccoli accessori, ma con il tempo man mano riusciremo a trovarli andando in giro. E che dire, prima però devo dargli una mano a svuotare il mobile della sala, perché dobbiamo tirarlo avanti, e siccome è strapieno di tazze e bicchieri non ci proviamo neanche a tirarlo avanti con tutto il suo contenuto. Va bene, mettiamoci all'opera. Allora, adesso devo andare a Carolina. Non è possibile. Cioè, tu sei veramente... Il mobile è asciutto, eh. Comunque, mannaggia questa, oh. Adesso, cioè, e poi esce di là, vabbè. Adesso devo andare a carteggiare questo ultimo comodino che c'è rimasto, facendo così l'effetto invecchiato, ovvero l'effetto shabby chic, e poi devo andare a dare due mani di impregnante. All'interno, come vedete, lo abbiamo lasciato così, ma semplicemente perché ci siamo resi conto effettivamente che tanto quando inizieremo a utilizzare il mobile non si vedrà l'interno, anche tirando fuori i cassetti. Di conseguenza, per evitare di sprecare vernice, abbiamo deciso appunto di lasciarlo così. Thank you.
ho appena finito di dare la prima mano di impregnante, adesso lo lascerò asciugare un pochettino e poi andrò a carteggiare tutta la superficie leggermente per dare poi la seconda mano e a quel punto avrò terminato e passeremo i cassetti. Allora, come impregnante io sto usando la marca Luxens, che richiede due applicazioni. Voi, in base al tipo di marca che acquisterete, valutate un attimo, più che altro seguite le indicazioni della vostra latta, perché ogni brand ha le sue indicazioni. Un'altra cosa che volevo dirvi, che è molto molto importante, quando lo andate a stendere cercate di evitare che si formino delle goccioline, perché col tempo asciugandosi tenderanno a diventare gialle, di conseguenza poi si vedrà, ecco, si noterà e l'effetto sarà davvero brutto. Oggi siamo a casa dei miei che ci hanno ospitato per pranzo, perché a casa nostra non è proprio cosa, c'è un caos mostruoso. E comunque mia madre ha preparato questi gnocchi con ricotta, pesto genovese, parmigiano, panna e fontina grattugiata. E oh aiuto, è la seconda volta che li mangio e sono davvero buonissimi. E per dolce, budino al cioccolato. Altro acquisto fatto da Zara Home l'altro giorno, quando siamo stati ad Arese, è questo spray per tessuti per ambiente Dark Amber, che ho preso a mia madre. Sempre da Zara Home ho preso poi un profumo, un'acqua di colonia per mia sorella, però appunto quello è per il corpo, mentre questo appunto per tessuti, per la casa. Se vi capita di trovarvi in negozio, provate ad usarne il profumo, perché è una fragranza meravigliosa, molto delicata, molto buona, leggera, oserei definirla elegante, anche se elegante non è proprio il termine giusto, però davvero è veramente buonissima. Come costo viene sui 12-13 euro circa, e vediamo un po' qua la quantità, sì, 250 ml. Siamo appena rientrati a casa, vorrei tanto andarmene a dormire, ho un sonno cane, però non si può, altrimenti qua non finiamo più, e quindi niente, riprendiamo con i nostri lavori di restauro. Buonasera. Allora, moto a parte e traffico allucinante, oggi è pazzesco. Comunque sono le 19:15, io ho appena finito di farmi una bella doccia e adesso mi sento decisamente meglio. Sono qui in cucina perché devo appunto preparare la cena e questa sera voglio cucinare la vellutata di patate e carote. Allora, qui ho messo a bollire l'acqua e adesso mi metterò a pelare le patate e le carote. Allora, come quantità più o meno devono essere lo stesso peso, ecco, per intenderci. Quindi io solitamente metto 4 patate e 4 carote.
ovviamente l'acqua deve essere salata e adesso lascio cucinare le mie carote e le mie patate fino a quando non diventeranno morbide e poi le andiamo a frullare. Allora, le mie verdure stanno bollendo e praticamente, siccome in casa abbiamo ancora un mega super caos e parecchie cose sono negli scatoloni, perché come vi ho detto abbiamo momentaneamente tolto, anche se non credo che sarà momentaneamente, ma poi vedremo, il mobile della sala, non riesco più a trovare il conetto, bicchierino, contenitore, non so come chiamarlo, per poter andare a frullare appunto le verdure. Di conseguenza mi sono arrangiata e niente, ho recuperato da uno degli scatoloni al volo, è la prima cosa che ho trovato, questa caraffa in plastica, e adesso andiamo appunto a creare una bella cremina. Aggiungo anche un po' di brodo, perché così risulterà essere più liquido e non troppo denso. Purtroppo con questa luce sembra di un colore stranissimo, però vabbè. Allora, aggiungiamo ancora un pochettino di olio. Adesso vado a mettere questi crostini della Monviso, che non ho comprato io, ma me li ha dati mia nonna. Non so neanche dove li abbia presi, sinceramente, però sono molto molto buoni e sono appunto per minestre, con olio extravergine di oliva. Non so se riuscite a vederli nell'inquadratura, comunque. Ok, la nostra vellutata è bella pronta e adesso ce la mangiamo. Buon appetito! Cena finita, piatti lavati e adesso mi devo mettere a lavare il piano cottura. E visto che ci siamo, ne approfitto per provare insieme a voi il Quasar, quello che ho acquistato questa mattina, che è indicato appunto per l'acciaio. Vediamo un po' come ci troviamo. Innanzitutto il profumo è buonissimo, qui ci svegliamo con il rumore di clacson, andiamo a dormire con il rumore di clacson. Comunque si lava veramente con facilità, guardate, c'è una passata. Promosso in pieno. Allora, si è lavato con una facilità estrema, non ho dovuto sfregare più di tanto. Qua, se vedete queste macchioline, in realtà macchioline non sono, ma semplicemente si è rovinato il piano cottura tantissimo e questa cosa qua non mi piace tanto. Comunque vabbè, è una cosa tipica di tutti i piani cottura. Comunque, per ritornare al nostro Quasar, vi dico che sapevo che non mi avrebbe deluso, sono contentissima di averlo acquistato. Tra l'altro me lo aveva segnalato, adesso che ricordo, Adriana, la mia amica Adriana, che lo aveva comprato, però non mi ricordo se fosse questo per l'acciaio, però so che mi aveva mandato una foto per dirmi che c'erano anche altre tipologie, cioè esisteva il Quasar indicato anche per altri usi al di là dei vetri. E comunque super soddisfatta, vi consiglio di acquistarlo. Ho appena finito di lavare i piatti e sistemare tutta la cucina, mi rendo conto che quello di oggi
sia stato il video più brutto, il videovlog più brutto di tutti, però non ero particolarmente in forma. Stasera va già meglio rispetto a questa mattina, a questo pomeriggio. Ho fatto degli sciacqui col colluttorio, più che altro non è legato al dente del giudizio questo mio essere un pochino giù, ma più che altro alla gengiva al di sotto, perché al di sotto sta spuntando un altro dente, sempre del giudizio, e di conseguenza è molto infiammata la gengiva. In più, avendo tolto il dente al di sopra, ho un po' di fastidio. Dolore no, però ho una sensazione di gonfiore e di fastidio. Comunque, prima di salutarvi, volevo raccontarvi questa. Allora, circa 3 settimane fa sono andata con mia sorella nella nostra banca per chiudere un conto che avevamo aperto tantissimi anni fa. Era un conto cointestato che avevamo appunto aperto insieme per incassare l'assegno di un incidente che avevamo avuto, un incidente stradale. Solo che poi con gli anni ognuno si è aperto il suo personale, di conseguenza quello non lo utilizzavamo più e quindi abbiamo deciso di chiuderlo. Quindi ci siamo recati in banca e in pochissimo tempo l'abbiamo chiuso. Comunque, dopo circa una settimana e mezza, io ricevo un messaggio, proprio un SMS sul cellulare, da un numero che non conoscevo, ma che il cellulare mi segnalava come MPS. Vi leggo brevemente il contenuto del messaggio. Allora: gentile cliente, il tuo conto è stato momentaneamente sospeso per motivi di sicurezza. Per poter ripristinare la completa funzionalità del tuo conto, immetti i dati richiesti per confermare la tua identità. Su e al di sotto c'è un link. Io, convinta che questo messaggio arrivasse dalla banca, ho cliccato sul link sottostante. Praticamente questo link mi riportava su quello che sembrava essere il sito della banca, e praticamente mi venivano richiesti i dati per poter accedere al conto. Però, siccome questo SMS non arrivava dalla banca, mi sono un attimino così insospettita e ho lasciato stare. Dopo circa una settimana che avevo ricevuto questo messaggio, lo stesso identico lo riceve mia sorella, al che ci siamo detti: qua c'è qualcosa che non va, perché noi abbiamo fatto richiesta per la chiusura del conto, perché qui ci dice che è stato sospeso per motivi di sicurezza. Insomma, tutta la situazione non ci tornava. Allora ci siamo rivolti alla nostra banca nuovamente. Erano completamente all'oscuro di questa situazione e ci hanno detto di lasciar perdere, perché sicuramente, non arrivando da loro questa cosa, si trattava di una truffa. Praticamente chi è al di là di questo messaggio ha escogitato questo sistema per poter inserire i dati personali propri, e una volta inseriti i dati personali, poi loro ne entravano in possesso, probabilmente li registravano e riuscivano così poi ad accedere al conto in banca. E comunque, morale della favola, era una truffa bella e buona. Quindi, se ricevete dei messaggi strani che non vi convincono tanto, più che altro dalla vostra banca, ma anche se sembrano arrivare dalla vostra banca ma a voi non torna qualcosa, come nel nostro caso, non mettete mai i vostri dati personali, soprattutto le password, perché è un attimo che davvero vi prosciugano il conto. Adesso in quel caso noi non avevamo più nulla a livello di soldi sul conto, perché lo avevamo chiuso, però è veramente pazzesco come queste persone siano venuti a conoscenza di questo fatto e nel giro di poco ci abbiano inviato dei messaggi. Adesso, magari non ha niente a che fare con la chiusura del conto, magari è stata semplicemente una coincidenza, però combinazione, il messaggio è arrivato sia a me che a mia sorella, quindi le due intestatarie del conto. Comunque, detto questo, adesso io vi saluto, mi vado a struccare e finalmente vado a nanna. Vi chiedo ancora scusa per la mia mosciaggine della giornata, vi prometto che nel prossimo vlog cercherò di essere più pimpante, più così. Anche perché
Non sembra, ma il fatto di fare i lavori in casa stanca davvero tanto. Poi, soprattutto se la casa è tutta sottosopra, non lo so, non mi sento proprio splendidamente così in forma. Forse anche una questione di umore, non lo so. Comunque, speriamo di finire il prima possibile tutti i lavoretti qui e poi finalmente basta. Non faremo mai più niente finché poi non si tratterà di cambiare casa, perché adesso veramente abbiamo fatto questa pazzia della camera da letto, dei mobili, giusto perché comunque volevamo cambiare, però adesso, boh, stop, dopo questa ci fermiamo. Io vi mando un bacione grandissimo, vi ringrazio per avermi tenuto compagnia durante tutta questa giornata, perché non sembra, ma il fatto di prendere la telecamera e registrare mi ha sicuramente distratto da tutta questa sensazione che avevo poco piacevole. Un bacio grande 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 e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!